Saverio Marconi, direttore artistico della Compagnia dell'Arancia, tanti gli spettacoli quest'anno proposti nella nuova stagione teatrale, Orto in cartellone, due previste extra e poi uno a Recanati addirittura. Sì, esatto, sono degli spettacoli divertenti, però che parlano anche, sono anche dei classici come Gli Innamorati, poi c'è uno spettacolo, chi ha visto l'altro anno, Ben-Hur, uno spettacolo che ha avuto grande successo qui a Torrentino, lo stesso autore propone Finché vita non ci separi, un spettacolo molto divertente, sempre quel divertimento leggero, ma anche con delle finalità particolari, quindi lo consiglio molto. Poi c'è questo altro spettacolo che si chiama Nina, ma è un racconto, per un breve racconto, ed è uno spettacolo anche quello particolare, che però cattura il pubblico. Poi c'è Zuzzurra e Gaspare, insomma è una bella stagione, sono abbinate due spettacoli del Centro della San Gallo, che è I Have a Dream, tratto da Mamma Mia, e da Il Giardino dei Ciliegi, invece fatto al Palazzo Paresani Bezzi. E ci troviamo proprio per la presentazione all'interno dello storico teatro Nicola Vaccai, che vediamo in fase di ristrutturazione. Sì, beh, questo teatro mi ha visto veramente, io c'ero all'inaugurazione, mi ha visto crescere, ha visto crescere la compagnia soprattutto, è nata qua, tante notti passate in questo teatro, il disastro dell'incendio è stata veramente una cosa drammatica, mi auguro di vederlo e di venire all'inaugurazione prima che muoia, insomma. Brigatevi. Raimondo Arcolai è responsabile della programmazione dell'AMAT per quanto riguarda anche la stilatura del ricco cartellone che la Compagnia dell'Arancia offrirà nel corso della prossima stagione di prosa qui a Tolentino. Dunque sì, noi lavoriamo da tantissimi anni in collaborazione con il Comune di Tolentino e con la Compagnia dell'Arancia. Devo dire che si è fatto un grande lavoro, la stagione è una stagione bella, importante, di grande contenuto ma anche di grande divertimento, con nomi di chiara fama, quindi io credo che il pubblico di Tolentino, ma non solo, perché questa è una stagione che non è solo cittadina, io credo che abbia una dimensione provinciale, regionale, quindi una stagione di grande livello, quindi credo che possa essere apprezzata dal pubblico.